qui con Marina Valensise per parlare di Luciana Frassati, una figura importante. Qual è il suo ruolo nel mosaico storico del secolo scorso? Luciana Frassati fu una donna straordinaria perché era la figlia di un grande imprenditore, un grande giornalista, il fondatore della Stampa. Si sposò con un diplomatico polacco con cui visse tanti anni all'estero, in Turchia nell'epoca di Ataturk, a Vienna durante gli anni che precedettero l'Anschluss, l'annessione dell'Austria al Terzo Reich, alla Germania nazista, e poi a Varsavia. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, dove si trovò in fuga dall'invasione tedesca e ebbe un ruolo fondamentale perché per molti anni durante la guerra fece la spola tra Roma e Varsavia per portare aiuto, portare soccorsi, portare medicine, soldi e assistere molti amici, parenti polacchi che erano rimasti nella morsa della doppia occupazione nazi-comunista. Certo. Luciana Frassati però anche sorella, io da biellese ci tengo particolarmente tanto a sottolinearlo, visto il legame che abbiamo appunto con il Beato Frassati. Qual era il rapporto fra Luciana e il fratello Pier Giorgio? Luciana e Pier Giorgio Frassati erano due fratelli quasi gemelli, nati a un anno di distanza e legatissimi. Per tutta la vita vissero in totale simbiosi, ebbero la stessa educazione, un'educazione spartana, fatta di vita della natura, di cimento sportivo. E soprattutto Luciana, quando il fratello morì il 4 luglio del 1925 per una encefalite fulminante che lo portò via in meno di una settimana, ebbe un grandissimo dolore, come del resto anche suo padre. E da allora passò tutto il resto della sua vita a piangere il fratello e a cercare di ricordarlo al meglio. Il fratello, voi sapete che era un giovane sportivo, ricco, di buona famiglia, era un grandissimo amante della natura che passò tutta la sua vita, la sua breve vita, morì a 25 anni, dedicandosi agli altri in modo segreto, in modo quasi clandestino. Quando morì, ai suoi funerali, alla Crocetta di Torino, si presentò una folla sterminata di persone di tutti i ceti sociali, di tutte le classi sociali, tant'è che la famiglia apprese, capì qual era il valore di questo ragazzo che sembrava passava per essere un po' così, non molto stimato in famiglia perché era sempre un po' assente, studente al Politecnico di Torino in mineralogia, capì finalmente qual era il valore di questo ragazzo. Luciana, da quando il fratello morì, passò tutta la sua vita a cercare di illustrare la vita di questo suo fratello, che era una vita ispirata ai valori evangelici, ai valori del Vangelo, e riuscì poi nel dopoguerra a pubblicare una serie di saggi che portarono alla causa di beatificazione e alla revisione della causa di beatificazione interrotta all'epoca di Pio XII. E conclusa poi grazie a Paolo VI e a Papa Wojtyła negli anni 90, nel 1990. Venne anche a Pollone nell'89. Venne a Pollone nell'89, ospite di Luciana, e si raccolse sulla tomba di questo giovane Pier Giorgio Frassati, che è venerato in tutto il mondo, in tutta l'Europa, come la quintessenza di un cristiano moderno, di un cristiano del XX secolo che in ragione della sua fede cattolica è riuscito a resistere alla dittatura fascista e a dare un esempio intramontabile. È per questo che il Papa Wojtyła, Karol Wojtyła, che conosceva Frassati per averne studiato la figura, per aver studiato l'esempio quando era ragazzo, volle non solo beatificarlo, ma rendergli omaggio con questa visita alla sua tomba a Pollone e a casa della famiglia, della sorella. Quello che sappiamo di lui, tutti quegli aneddoti che conosciamo, quelle frasi che conosciamo in alto a casa, non sono bigotto, sono rimasto cristiano, gli aneddoti, magari il giardiniere che lo svegliava con la corda, sono tutti aneddoti che conosciamo grazie a sua sorella, io credo. Certo, grazie al lavoro. Quindi ha un ruolo importantissimo. Luciana ebbe un ruolo importantissimo perché Luciana, dopo la guerra, iniziò un'opera di pubblicista molto importante, raccogliendo tutte le lettere
del fratello, le lettere ricevute dal fratello e scritte dal fratello, e pubblicando una serie di saggi proprio per illustrare la sua figura di cristiano moderno, di cristiano non convenzionale, di un uomo che amava la vita, che amava la natura, che amava l'amicizia, che militava apertamente per le bellezze del creato, ma senza mai indulgere a queste forme di bigottismo o a delle forme che allontanavano dalla religione. E tra l'altro i Frassati venivano da una famiglia di fondamentalmente non di persone molto religiose, quasi agnostiche, perché il padre era un liberale, era un uomo che aveva fatto il Risorgimento. Non dimentichiamo che fino al 1911 i cattolici erano esclusi dalla vita pubblica in Italia, e quindi anche in questo senso i due fratelli hanno dato una testimonianza altissima, di altissimo impegno e di altissimo valore morale, che io ho voluto ricordare anche in un capitolo della mia biografia su Luciana Frassati, dedicata proprio all'avventura umana, alla morte e alla commemorazione e alla memoria di questo grandissimo personaggio dell'inizio del Novecento.